Ciao a tutti, nuovo video. Oggi vi voglio parlare di alcuni prodotti che fanno parte della mia skincare routine, ma che non uso ogni giorno ed è per questo motivo che non ve li ho mostrati nel mio ultimo video che riguardava la skincare routine per la pelle impura e mista. Ma sono i prodotti che uso una o due volte alla settimana e quindi ho deciso di dedicargli un video separato e quindi oggi vi parlerò dei miei scrub e maschere preferite del momento. Per quanto riguarda lo scrub, è un passaggio che cerco di non omettere mai. Lo faccio una volta alla settimana, non lo faccio più spesso anche per il fatto che mi piacciono i prodotti piuttosto, non magari non aggressivi, però belli scrubbanti e quindi non voglio aggredire troppo la mia pelle e quindi lo faccio soltanto una volta alla settimana. Uno dei miei scrub preferiti in assoluto da sempre, di cui vi ho già parlato nei miei video, anche perché sto finendo questa confezione ed è la seconda o terza confezione che compro. Ve lo faccio vedere qua. È questo peeling maschera anti-age viso corpo di Domus Olea Toscana. Questo è un prodotto che io utilizzo soltanto per il viso. Esiste la versione più grande, questa invece è più piccola da 50 ml. È un peeling levigante, illuminante, antirughe. È un peeling che è un peel piuttosto cremoso, anche se non troppo. Come vedete qua, ha delle particelle marroni piuttosto, ecco, come vedete qua, evidenti che scrubbano tanto, quindi se avete la pelle molto secca o molto sensibile, questo scrub potrebbe essere troppo aggressivo per voi. Quando lo massaggiate vi dà una sensazione di mettersi una crema molto leggera, però ripeto, la consistenza è molto più granulosa che cremosa. Ha un profumo che sa di erbe come tanti altri prodotti di Domus Olea Toscana, però non mi dispiace. Scrubba molto bene. Io di solito lo lascio agire per 1 minuto o 2, quindi faccio come dicono qua di trattarlo anche come una maschera. E devo dire che i risultati mi piacciono ed è stato uno dei miei scrub assolutamente preferiti negli ultimi anni. Sto finendo questa confezione e sicuramente nel futuro lo ricomprerò, però ora ho comprato per la prima volta un altro scrub che vi voglio mostrare, che utilizzerò nei prossimi mesi, ed è questo qua. È lo scrub all'olio di oliva extravergine di Dr. Organic. Qui ci sono 125 ml, quindi assolutamente una quantità maggiore rispetto a quello di Domus Olea Toscana. Questo sarebbe dedicato soltanto per il viso, come vedete, face scrub. Io invece, anche se non l'ho ancora provato in questo modo, lo vorrei utilizzare anche sul corpo, perché penso che possa essere un buon prodotto anche per il corpo, poi considerando comunque la quantità che c'è. Almeno ogni tanto me lo posso permettere di spalmarmelo su tutto il corpo. Come dice qua, appunto, è a base di olive extravergine, dovrebbe aiutare, a parte a purificare la pelle, anche ad idratarla e nutrirla. Allora, per quanto riguarda la consistenza di questo prodotto, questo è un scrub veramente molto cremoso, infatti come vedete si presenta proprio come una crema. Vi faccio vedere qui com'è. Allora, come vedete, è una crema bianca che all'interno ha queste microparticelle che non so se riuscite a vedere ora dal video, che sono bianche, che però scrubbano molto molto bene. Quindi potrebbe sembrare uno scrub più delicato rispetto a quello di Domus Olea Toscana, e tutto sommato lo è, perché là i granuli scrubbanti sono anche più visibili e quindi scrubbano di più, però questo scrub è comunque
potente e svolge bene appunto l'azione scrubbante del viso. Per quanto riguarda il profumo, sì, sa un po' di olio di oliva, però è anche molto delicato, devo dire, come profumazione non mi dà assolutamente fastidio. Sicuramente, mentre dopo quello di Domus Hora Toscana la pelle rimaneva più asciutta, diciamo, che nel mio caso della pelle impura e mista, poi soprattutto andava bene. Questo effettivamente anche, ecco, ora toccando la mano, lascia la sensazione sulla pelle della pelle veramente idratata e nutrita. Quindi non è assolutamente uno scrub oleoso e quindi non vi lascerà il viso unto. Però devo dire che sì, è sicuramente molto più idratante rispetto a quello di Domus Hora Toscana. L'ho utilizzato finora 2 volte sul viso e mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto. E niente, lo voglio provare anche sul corpo e poi sicuramente quando l'avrò utilizzato per un certo periodo ve ne parlerò poi in dettaglio. Mi piace tanto. Una cosa che faccio sempre quando mi faccio lo scrub sul viso, nell'ultimo proprio momento lo passo anche sulle labbra e quindi mi faccio anche lo scrub sulle labbra con lo stesso scrub che utilizzo per tutto il viso e poi anche prima di sciacquarlo lo vado a mettere quello che mi rimane sulle mani facendomi un leggero scrub anche delle mani e poi vado a sciacquarlo. E questo sarebbe tutto per quanto riguarda lo scrub. Ora, per quanto invece riguarda le maschere, qui la scelta è molto più ampia. Io diciamo che se la mia pelle è normale, non ha particolari esigenze, io mi faccio la maschera 2 volte alla settimana, anche se devo dire che quando sento che magari c'è qualcosa che non va, quindi magari d'inverno ho un periodo dove ho la pelle molto secca, oppure ora come ultimamente, quando sentivo che la pelle era più mista e più impura, delle volte utilizzo la maschera anche ogni sera. Ovviamente non è un periodo lungo, lo faccio magari per una settimana, però ecco, quando sento che la pelle ne ha bisogno, mi faccio proprio questo trattamento d'urto, diciamo. Per quanto riguarda le maschere che mi piace utilizzare d'inverno o quando la pelle diventa più secca, è sicuramente questa qua che è praticamente finita. È la maschera all'olio di argan, maschera nutriente della Sobioetic. La recensione, vi ho fatto la recensione di questa maschera tantissimi mesi fa, era uno dei miei primi video che ho caricato su YouTube, magari ve lo lascerò nell'info box se lo volete vedere. Comunque questa è una maschera veramente molto nutriente, ora è praticamente finita, quindi non so se riesco a... no, non dovrò comunque andare a tagliarla, quindi magari se volete vedere la consistenza vi invito a guardare il video recensione che ho fatto. Comunque ha una consistenza piuttosto corposa, è una maschera gialla che nutre molto bene, idrata molto bene la pelle. Io la lasciavo per 15-20 minuti, si toglie molto facilmente e lascia la pelle veramente molto morbida, molto idratata, con questo velo di... magari non di olio perché la pelle non è unta dopo averla utilizzata, però sentite proprio che è un velo protettivo sulla pelle e la pelle veramente si riprende molto, soprattutto la utilizzavo soprattutto d'inverno e quando avevo dei momenti dove la pelle si screpolava, era secchissima, questa maschera era veramente veramente ottima. Ora è praticamente finita. Per ora non la ricompro perché è una maschera troppo pesante per il mio tipo di pelle da essere utilizzata d'estate, però non escludo di ricomprarla per l'inverno prossimo, anche perché finora, per quanto riguarda il mercato EcoBio,
non sono riuscita a trovare un'altra maschera che fosse così cremosa e nutriente. Se voi infatti conoscete qualche altra marca, qualche altro prodotto che potrei provare invece di questo qua, per favore fatemi sapere. Per ora questa rimane l'unica che veramente mi è piaciuta per queste problematiche, diciamo, ecco, quindi questa qui. Invece altre maschere che vi farò vedere sono le maschere che sono più facilmente, diciamo, reperibili, nel senso che sono le maschere che svolgono un'azione soprattutto purificante sul viso e di queste ce ne sono veramente tantissime. Allora, delle maschere, diciamo, già pronte, ho questa qui. È sempre di Dr. Organic, è la maschera Rose 8 con l'olio di rosa damascena. Questa è una maschera che all'interno come base ha kaolin, quindi l'argilla bianca, e dice qui che assorbe l'olio, rigenera le cellule e aiuta a fare il detox della pelle. Quindi dovrebbe essere purificante ma anche anti-aging. Allora, questa praticamente è una appunto una maschera. Scusate. Ok, eccomi di nuovo qua. Allora, vi dicevo che questa maschera di Dr. Organic è a base di l'argilla bianca e in effetti sarebbe perfetta per tutte le persone a cui magari piace l'argilla bianca, però preferiscono una maschera già fatta che non devono preparare, diciamo, da soli. Allora, questa maschera non mi fa impazzire. La cosa che mi piace è la consistenza mentre la si applica, perché è una maschera, faccio vedere qua, molto cremosa, ha un profumo molto forte, secondo me meraviglioso di rosa, però insomma la rosa vi deve piacere perché il profumo è veramente forte qui. Quindi questo mi piace, si stende bene. L'unico problema che noto, allora, soprattutto io con l'argilla bianca, diciamo, ho un rapporto nì, nel senso che poi ve lo spiegherò anche con altre maschere, mi piace aggiungerla, proprio l'argilla in polvere, mi piace aggiungerla ad altre maschere per renderle più delicate, però utilizzata da sola è un po' come acqua fresca, tutto sommato, nel senso che io non sento tutta la pulizia del viso che sento dopo aver utilizzato altre maschere. La cosa invece che veramente odio di questa maschera è il fatto che si toglie molto molto difficilmente. Io tutte le maschere tolgo con un dischetto, diciamo, fatto di spugna, no? Che comunque aiuta tanto a togliere la maschera rispetto all'utilizzo soltanto delle mani, però anche con quel dischetto, con quella spugnetta, questa maschera si toglie veramente molto difficilmente, sia quando la lascio che si asciughi, sia quando la tolgo prima che si asciughi, quindi quando è ancora umida. E veramente si attacca proprio alla pelle ed è piuttosto difficile da toglierla. Poi ovviamente si toglie tutto, però diciamo che non è una maschera che mi fa impazzire, la faccio soltanto quando sento bisogno di una coccola e sento bisogno di sentire un profumo gradevole sul viso per un po' di tempo e lo faccio soprattutto per la profumazione. Quindi questa qui. Ora invece passiamo alle maschere in polvere, quindi le maschere che preparo da sola. Per quanto riguarda la preparazione in sé, alla maggior parte delle maschere aggiungo sempre qualche idrolato e quando ottengo la consistenza giusta, che mi piace, aggiungo sempre questo gel all'acido ialuronico di 1%. Questo è quello che ho preso in Polonia nel mio ultimo viaggio, perché mi aiuta appunto a mantenere la maschera umida e quindi io anche le maschere, per esempio con argilla verde, ora che vi farò vedere, le posso tenere sul viso anche 15 minuti e non mi si seccano perché appunto sono sempre belle umide grazie a questo
a questo prodotto, quindi mi piace tantissimo. E parlando delle maschere, allora una di quelle che utilizzo molto spesso, qui vedrete la scritta in polacco, comunque è la maschera verde, la maschera, l'argilla verde, probabilmente la conoscete tutti, comunque ve la faccio vedere. Si presenta così, quindi di questo colore appunto verde chiaro, che poi diventa più scuro quando la preparate. È una maschera, è una delle maschere più purificanti che io abbia mai provato. Dopo averla utilizzata, vedo la pelle molto più pulita, i pori sono più puliti, meno dilatati, e se ho qualche sfogo, qualche brufoletto, mi aiuta veramente a tenere la situazione sotto controllo ed è una delle mie maschere, preferite quando c'è emergenza, diciamo, però non la uso mai sola, la utilizzo sempre. Qui non vedete neanche la scritta, la utilizzo sempre con l'argilla bianca. L'argilla bianca, appunto, come dice il nome stesso, si presenta così, quindi la polvere bianca. E di solito per il viso utilizzo un bel cucchiaino pieno di argilla verde e poi aggiungo mezzo cucchiaino di argilla bianca, che appunto rende tutta la maschera un pochino più delicata, ma sempre purificante. Quindi queste sono due argille che utilizzo. E altro tipo di argille, di polveri che utilizzo è Gasol. Allora, ho anche questa piccola confezione da 10 grammi, quindi diciamo una monodose. Ho preso questa anche se ho anche un barattolino più grande, così la vedete bene. Come vedete, il colore è tipo di terra. Questa sarebbe l'argilla lavante, quindi tante persone la utilizzano anche per pulirsi i capelli, altre la utilizzano anche per pulirsi il corpo. Io la utilizzo soltanto sul viso. Per quanto riguarda l'effetto sulla mia pelle, mi piace tantissimo Gasul o Rasul, come anche viene chiamato, per il fatto che sia purificante, ma allo stesso tempo il meno aggressivo di tutte altre polveri che utilizzo. Quindi vedo la pelle più pulita, più sana, però allo stesso tempo non ho mai il problema di rossori, o la posso lasciare anche per più tempo, non mi succede niente. Non è magari, l'effetto non è così spettacolare come magari con l'argilla verde. Però è un'argilla che mi piace avere ed è una polvere, diciamo, che posso utilizzare in più periodi dell'anno con la pelle o più secca o più mista, diciamo che mi va sempre bene. Un utilizzo che ho scoperto un po' di tempo fa, grazie a Chiara Schegge84, ciao Chiara, è quello di prepararsi sempre la pappetta come se fosse la maschera e di utilizzarlo per pulire il viso. Ora sto utilizzando altri prodotti, però devo dire che ogni tanto, soprattutto la sera, mi piace utilizzare Gasul anche per la pulizia, per pulirmi, per detergere il viso. Quindi Gasul. E poi altre due polveri che uso. Questa qui è la polvere di Amla che ho messo qua. Allora, la polvere di Amla si presenta in questo modo, quindi è leggermente più scura rispetto a Gasul ed è anche più granulosa rispetto a Gasul. Ha una profumazione un po' aspra, infatti per quanto riguarda Amla è veramente molto, il contenuto della vitamina C è molto elevato nell'Amla ed è per questo che viene consigliata a tutte le pelli che hanno, a parte il problema con acne, con dei brufoletti, la pelle impura, ma anche per la pelle con dei segni, magari post brufoli, con delle macchie dopo l'esposizione al sole, perché aiuta, come appunto la vitamina C, a schiarire il colorito e le macchie.
Mi piace tanto, mi piace come pulisce il viso, la trovo un pochino più purificante rispetto a Gasul, ma sempre meno rispetto all'argilla verde. La cosa che mi piace molto, veramente molto di questo prodotto è che nonostante aiuti a schiarire la pelle dove la vogliamo schiarire, quindi quando ci sono diverse macchie sul viso, però allo stesso tempo, almeno su di me, quando la tolgo, mi lascia un leggero colorito, diciamo giallino sul viso, che mi rimane per un giorno ed è una sensazione come se io mi fossi messa al sole per qualche ora. Quindi mi dà questo leggero colorito molto sano che mi piace veramente tanto. E quindi sì, mi piace utilizzarla anche per questo modo. Per questo motivo volevo dire. E poi ultima polvere, la new entry fra le mie maschere, è la polvere di Nîmes. Anche questa l'ho presa in Polonia. Anche questa può essere, siccome è una polvere molto purificante antibatterica, può essere utilizzata anche sui capelli se avete il problema di forfora prurito. Io la uso soltanto sul viso. Finora l'ho utilizzata 3 volte. Ecco, la polvere si presenta così, quindi è tipo un misto di marrone e verde. Anche il Neem ha una profumazione molto particolare che però non mi dà, devo dire, tanto fastidio. L'ho provato ad utilizzarlo da solo, l'ho provato ad utilizzarlo insieme ad Amla. Mi piace in entrambi i casi. A dir vero, almeno per ora non ho visto grosse differenze sul mio viso fra il Neem e l'Amla. Però, da quello che ho capito, il Neem dovrebbe aiutare di più per combattere le imperfezioni dei brufoletti. Quindi, sì, magari in questo periodo utilizzerò più il Neem rispetto all'Amla. Però, come l'effetto sulla mia pelle, la pelle rimane pulita e quindi mi piace. Questo mi piace tanto. E niente, queste sono tutte le maschere, tutti i prodotti che utilizzo. Di solito d'inverno, quando mi faccio le maschere 2 volte alla settimana, una volta utilizzo una maschera nutriente e l'altra volta una maschera più purificante. In questo periodo, invece, sto utilizzando soltanto le maschere purificanti, però le cambio per ottenere, insomma, anche per la pelle, per non abituarsi sempre allo stesso prodotto. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti, se voi li utilizzate, se avete magari qualche altra maschera da consigliarmi. Questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo molto presto. Ciao!